Allora, da dove iniziamo questa chiacchierata? Perché praticamente è un anno, sì, più o meno, forse qualcosina in più, un anno e un po' che non ci vediamo per varie vicissitudini, un po' personali, un po' del mondo di YouTube. Mondo YouTube è completamente cambiato, forse non è cambiato lui, mi sa che sono cambiata io, molto probabilmente sono cambiata io. Mi vedete, Madonna, come mi vedo grossa, ma sono grossa, sono ingrassata, cioè, ne sta anni e mezzo, è successo di tutto e di più, però ecco, ci tenevo a ritornare. Ritorno con un altro spirito, però ovviamente non posso ritornare con lo spirito di prima. La mia vita è un po' cambiata, le certezze ci sono sempre, però insomma, diciamo che stiamo crescendo, siamo cresciuti molto in fretta tutti quanti in famiglia, per varie vicissitudini personali che non sto qui a raccontarvi perché voglio mantenere questo canale il più frizzante, no, spontaneo, come si dice? Senza cose brutte, insomma, preferirei mantenerlo con cose solamente positive piuttosto che negative. Quindi, una cosa positiva è che non so se per voi è positiva, ma finalmente ho avuto il coraggio di farmi i capelli. Ora è un pochetto che l'ho fatti, però diciamo ci devo dare un'aggiustata. Mi sono pure venuti i capelli bianchi, ragazzi. Questo è sintomo che sto invecchiando. La tinta non ha giovato a niente, sono andata al mare, mi si è pure cosata, mi si è pure schiarita, sono diventata bionda, arancione, non lo so manco io come, infatti devo rifare la tinta assolutamente. Certo, potevo magari farla prima di rifare sto video, benedetto, però va bene, insomma. Stasera devo assolutamente farmi fare i capelli a Samuele e vediamo se ci riesco. Poi che altro è successo? Finalmente dopo 10 anni siamo andati in vacanza, cioè questo è un evento più unico che raro e penso che non so se riusciremo a riandare in vacanza i prossimi anni, vediamo. Siamo stati in Calabria, lo sai benissimo, io erano 10 anni che non andavo in Calabria, e quindi diciamo era giusto ritornarci, era giusto, ci volevo portare assolutamente i miei figli, ci volevo portare assolutamente Samuele perché dove siamo andati si mangiava da Dio e infatti siamo ingrassati di ben 2 chili per uno, però niente, insomma, tutto qua. Siamo ritornati. Stessa vita, stesso posto, Covid permettendo, cerchiamo di, insomma, avere una vita sociale. Ragazzi, io non ne posso più di sto Covid, non ne posso veramente più, mo tra un po' sicuramente ci richiuderanno e vabbè, a settembre Dio vede e provvede, Aurora sicuramente a scuola ci andrà, ma quell'altro io non lo so che fine faremo qua. Cioè, mamme all'ascolto se ci state, perché non lo so se ci state ancora. Mamme all'ascolto, vi prego, mi dite secondo voi se a settembre sti pori figli, soprattutto quelli piccoli da materna e da asilo, nido, andranno a scuola? Perché io, cioè, sono seriamente preoccupata di questa cosa. Seriamente preoccupata, avendoci un figlio particolarmente vispo ed elettrico, tenerlo a casa sarebbe, cioè mi sono bastati i mesi del lockdown per tenerlo a casa, basta così, diamo libero sfogo al lavoro delle maestre in qualunque modo, in mezzo a un prato, in classe, su internet, per favore, maestre della materna, vi prego, dateci una mano a noi mamme, che poi ci avrei anche un piccolissimo appunto da fare, nel senso che qui sono stati ringraziati gli studenti grandi perché comunque sono stati dietro a tutte le lezioni, eccetera. Sono stati ringraziati le maestre perché comunque si sono attrezzate, c'era chi come maestre e mia figlia che manco sapevano accendere il telefono, quindi. Però, ma noi, pare mamme cristiane, che ci siamo fatte tanto,
Ma chi ci ringrazia? Chi ci ringrazia? Se ringraziamo da sole? Oh, grazie, sei stata bravissima. Lo so, grazie, grazie, ti ringrazio, ti ringrazio. Cioè, così tocca fare, non c'è niente da fare. Vabbè, a posto. Questo per dirvi che ritorneremo più forti di prima, ritorneremo più matti di prima, perché lo potete notare da soli, che insomma. È abbastanza sono abbastanza fuori di testa. La situazione fuori di testa è un po' peggiorata, ragazzi. E niente, dai, ci vediamo prossimamente. Fatemi sapere se vi sono mancata, se non vi sono mancata. Fatemi sapere se continuerete a seguirmi, perché manco lo so. Sappiate che cioè, i miei video saranno totalmente diversi da quelli che facevo prima, diciamo che sarà più incentrato sulla mia vita da mamma casalinga e non tantissimo su tutto il resto. Sulle pulizie, perché ragazzi, mi sono appassionata ai video di pulizie. Strano, ma vero, mi sono appassionata perché da una come me che era tanto che rifacevo il letto, da una come me appassionarsi alle pulizie è stato tanto, devo dire la verità. A volte è anche maniacale, però eccolo, 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 eccolo il disturbatore. Disturbatore, saluta da lontano. Fa così. Ciao, disturbatore. Guardate quanto è cresciuto. Che Basta, a posto, basta, finita la pacchia. Saluti a tutti.